diceva Kvarme, Iversen invece già del Tottenham. Attenzione Oftun, riapre, capitano Skammelsrud, pronto con la sua sciabolata di sinistro, poi preferisce il tocco corto, Brattbach, dribbling secco, Brattbach, attenzione, Strand, sbaglia tutto ma diventa un passaggio, Brattbach, rete, rete. Incredibile, incredibile, perché Strand aveva sbagliato il tiro e gli è andata benissimo a Brattbach, che ha controllato bene di sinistro, ha fulminato Rossi. Niente da dire, Brattbach ha segnato ancora una volta da quella posizione, sbaglia pochissimo e niente da dire, adesso ci sarà da soffrire. Stringere i denti, vediamo qui. C'è stato il tocco di Baresi, sì, praticamente. Sì, assolutamente, però il tiro di Strand era stato sbagliatissimo. Lo vediamo lì fuori, Strand che ha colpito praticamente Brattbach e ne ha approfittato. Vediamo qui ancora Strand. Ecco il tiro toccato due volte. Baresi, Iversen. Incredibile. E poi Brattbach. Una carambola micidiale, nefasta per il Milan, sotto di un gol adesso, intorno alla mezz'ora del primo tempo. Da qualche minuto il Rosenborg stava aumentando la pressione, stava guadagnando metri sul rettangolo di gioco, è stato premiato da questo gol rocambolesco firmato dal bomber Brattbach. Spazio, porta palla, arriva Reitziger, tocco corto per lui, si allunga un po' troppo il pallone Reitziger, poi va deciso nel taker. Boban, spazio per lui, Ambrosini a sinistra, ecco il tocco, pronto al cross, Ambrosini, si sistema il pallone, cross basso, c'è Baggio, Baggio, all'indietro, Boban, Tumori, rete, rete, Tumori, proprio lui, l'ultimo, 1-1. Comunque il merito, io, il gol è di Tumori, ma il merito è di Baggio, Baggio ha difeso la palla in mezzo all'area, non era facile assolutamente. Tumori, ci voleva questo gol del Milan, troppo importante finire questo primo tempo in parità, sarebbe stato difficilissimo recuperare nel secondo tempo, ma ci sono ancora 45 minuti, fondamentale Baggio. La gioia di Tumori, dopo due gol di Piacenza, un gol fondamentale per lui dopo il tentativo anche di Boban, mette dentro, 46esimo, rivediamo, bravo anche Ambrosini a tenere palla, qui, poi Baggio, è qui decisivo, difende, Boban subito, respinge Oftun, Tumori trova il varco giusto e porta il Milan in parità, una parità che vorrebbe dire qualificazione ai quarti di finale, quindi situazione rimediata in questo momento. Gira il pallone, Boban, Rosenborg ben chiusa all'indietro, no, Brattbach, attenzione, inseguito da Reitziger, Brattbach lo aspetta, anche perché in realtà aspetta i suoi compagni, il lancio per Eggen, anticipa tutti, mette dentro, incredibile, Eggen fa tre uomini, colpisce lui. Va bene, ma questo è un errore gravissimo, Eggen ha fatto il solito movimento a tagliare dentro verso il centro, erano in ritardo, qui Rossi era in ritardo e Baresi ha aspettato l'uscita di Rossi che era in ritardo e Eggen ha anticipato tutti e ha buttato dentro, ma Eggen fa sempre e ha sempre fatto quel movimento, ha tagliato dentro, era pericoloso ed è veramente Baresi, Mandini e Rossi incredibile, beffati da Eggen su una palla poi non filtrante, sì filtrante ma alta, è facile da arrivare, incredibile veramente. E adesso veramente le cose si complicano, 25esimo del secondo tempo, rimangono